Siamo molto soddisfatti dell'inizio di questi 3 giorni in cui l'Università di Palermo, la Scuola Politecnica e il Campus Via delle Scienze si apre alla città, ai nostri futuri studenti, ma non solo, anche alle loro famiglie, a tutta la cittadinanza. Questo è il senso di questi Open Days. 3 giorni in cui faremo vivere dal vivo, dal vero, l'esperienza universitaria in questo campus. Apriremo le nostre lezioni, ci sono lezioni aperte da parte dei colleghi, tutte le discipline, architettura, ingegneria, economia e agraria, ma apriremo i nostri laboratori, i nostri musei, anche occasioni di socialità, perché questo è quello che vogliamo raccontare, con passione e con verità. Che cosa significa l'esperienza universitaria a Palermo? Per noi è un elemento prezioso, ci crediamo, noi sappiamo che i nostri studenti doneranno degli anni importanti della loro vita nella consegnando a noi la loro formazione, noi vogliamo restituire questo dono con l'impegno, con la passione e soprattutto offrendogli una formazione completa come persone competenti, come professionisti competenti, ma anche come cittadini informati, capaci di decidere. E questi 3 giorni credo che siano una bella sintonia con questo ragionamento. Abbiamo anche una nuova mascotte che è questa, che è il Mercurio, che rappresenta il logo della Scuola Politecnica, però come vedete è reso ancora più amichevole, più friendly, si è tolto un po' della rigidezza della sua configurazione proveniente dal nostro sigillo ed è diventato una guida amichevole, guiderà attraverso i banner, attraverso i pannelli, attraverso queste guide i nostri futuri studenti che, come abbiamo visto questo giorno, auspichiamo che siano davvero tanti e che possano scegliere questa esperienza importante nell'Università di Palermo. Gli studenti di ingegneria sono dei ragazzi che guardano al futuro, pensano ai problemi di domani e pensano a risolverli. L'esempio del concentratore solare è proprio quello di una tecnologia che guarda al futuro e con efficienza riesce a produrre energia elettrica dalla luce del sole. È un oggetto bellissimo anche dal punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista tecnologico. Nel concentratore cosiddetto di Stirling l'energia solare viene convertita in energia elettrica senza bisogno di combustione, quindi non vengono prodotti fumi, non viene prodotta della polvere, non vi sono delle interazioni elettromagnetiche, si tratta di una produzione di energia elettrica assolutamente ecosostenibile, ha impatto praticamente nullo sull'ambiente. Materiali assolutamente semplici che permettono quindi alla tecnologia di essere esportata in moltissimi paesi, perché si tratta di materiali ferrosi che costituiscono il traliccio di sostegno, gli specchi e poi naturalmente c'è il motore Stirling che al suo interno ha parecchia tecnologia, quindi non è alla portata di tutti, ma non vi sono dei materiali inquinanti. L'applicazione all'interno del campus universitario è fondamentalmente di ricerca, anche se si tratta del primo impianto solare termodinamico connesso alla rete elettrica nazionale. Nonostante il fatto quindi che produca realmente energia elettrica e che questa venga immessa nella rete elettrica nazionale, l'impianto serve agli studenti del corso di Solar Energy Systems e ai corsi che insistono nell'ingegneria magistrale di energetica e nucleare per allenarsi sugli impianti energetici. Questo oggetto non solo rappresenta lo stato dell'arte nel mondo delle rinnovabili, ma qui a Palermo, all'interno dell'università, rappresenta il punto d'incontro del mondo accademico e quindi dell'università e del mondo delle imprese. Questo incontro permetterà all'università non solo di trasmettere conoscenza, ma di crearne di nuova. E per noi aziende è una sfida in termini di ricerca applicata, ma anche in termini di cooptazione dei migliori ragazzi che usciranno da ingegneria per poterli fare lavorare con noi nella nostra terra invece di mandarli in giro per il mondo a disperdere la nostra ricchezza.